Missione compiuta, quella di arrivare alla Final Four di Coppa Italia senza inciampi in Superlega, restando a stretto contatto 3 punti dalla capolista Itas Trentino. Nell'infrasettimanale del Palabarton, Perugia non accusa cali di concentrazione, liquida in 3-7 un avversario, Taranto, abituato a strappare qualche punticino anche alle cosiddette grandi del campionato. Ma la Sir Susa Vim non fa sconti, a cominciare dalle scelte di coach Lorenzetti, che si rivelano azzeccate. A riposo Russo e Bentara, dentro Herrera e Flavio. Il cubano alla fine si rivela il top scorer del match con 13 punti. Il brasiliano fornisce invece un contributo fondamentale, soprattutto a muro, 13 vincenti rispetto ai 6 dei pugliesi. Parziale che finisce col fare la differenza, una differenza sostanziale nel primo set che i Block Devils controllano e portano a casa con ampio margine 25-18, ma che si riduce invece in un secondo parziale giocato prevalentemente punto a punto fino allo strappo bianconero sul 18-13, strappo poi ricucito dalla squadra di Travizza, papà del ben noto Dragan, che costringe Giannelli e soci a sudare fino a un tiratissimo 25-23 nel terzo. Qualche scampolo di gara anche per Eld e Toscani, mentre Leon si era visto sulla finale di primo set con 2 servizi vincenti. Con il 25-20 finale va in archivio la 6ª vittoria consecutiva, e tutte per 3-0 di una squadra che si appresta ad affrontare uno degli appuntamenti più sentiti della stagione, la Final Four di Coppa Italia, nel weekend a Bologna. Abbiamo vinto e questo è molto importante. Abbiamo altri 3 punti su tabellino, si dice? Classifica. Classifica, vero. È tutto, adesso andremo a Bologna, cerchiamo questa partita contro Milano, credo arriviamo a finale.